Ci troviamo sul Lago Maggiore. A Stresa si sono svolte anche quest'anno le settimane musicali, con la partecipazione dei migliori concertisti. Contemporaneamente alla manifestazione è stata allestita nelle sale del Palazzo Borromeo, all'Isola Bella, una mostra di violini del grande liutaio Antonio Stradivari. L'avvocato Trentinaglia è il presidente delle settimane musicali di Stresa. Vuole dirci, avvocato, com'è nata questa manifestazione? Date le particolari bellezze naturali di Stresa, che sempre ospitò illustri personalità del mondo dell'arte, pensai l'anno scorso di organizzare questo festival. Indirizzo di questa manifestazione un altissimo livello artistico. Quest'anno poi la liberalità ed il senso di generosa ospitalità del principe Vitaliano Borromeo ci hanno permesso di abbinare alle settimane musicali l'allestimento della mostra di Antonio Stradivari e la realizzazione nello stupendo Salone degli Arazzi all'Isola Bella di tre indimenticabili concerti del quartetto Veg e della sua orchestra da camera.